Questo servizio è offerto da AgriService, prodotti e servizi per l'agricoltura Allentini. Sono ripartite tante cose a Paternò. Questa è la fiera di settembre che noi volevamo e la fiera di settembre che volevano i paternesi. La fiera di settembre dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio. Una fiera di qualità che ha visto impegnati tanti professionisti, tanti artigiani e la città nel suo intero. Tante cose stanno ripartendo a Paternò. E una delle cose che mi sta a cuore è la squadra di calcio che oggi sarà presentata in questa manifestazione dove c'è tutta la città presente. La squadra di calcio diventa un punto di riferimento importante anche per la città. Io ci credo, io sono uno sportivo e credo in quello che può dare come immagine, come qualità di una città. C'è una tradizione, Paternò ha una grande tradizione. E devo dire che quest'anno ci sono le basi per poter volare. Io devo veramente ringraziare il presidente Mazzamuto per quello che sta facendo, ma anche i ragazzi dell'altra, il presidente dell'altra società, della Paternese, che si sono messi insieme, Fredo Scinà, Toni Pesce, per mettere insieme tutte queste energie positive che ci sono nella nostra città. E credo tanto nel lavoro che ci sarà. L'amministrazione è al fianco della squadra di calcio, così come a fianco a tutte le attività sportive che ci sono nella nostra città. Io dico sempre, forza Paternò, e i paternesi quando si mettono una cosa in testa riescono a realizzarla. Siamo a buon punto, sono contento del lavoro svolto fino adesso perché ritengo che è stata allestita una squadra abbastanza competitiva per il torneo di eccellenza. Quindi devo ringraziare tutti i miei dirigenti e tutto il mio staff per il lavoro che hanno svolto fino adesso. Lo sport, la squadra di calcio, tante volte è anche lo specchio della città. Devo dire che a Paternò, si stanno facendo tante cose. Anche questa fiera di settembre sembra che stia tornando ai fasti di un tempo, quindi faccio i complimenti all'amministrazione comunale. Con Borsellino Agibile, grazie al lavoro svolto da Ignazio Di Marco e la sua ditta Oasi del Verde, che ci ha consegnato, un campo finalmente decente dove poter, svolgere le nostre gare. Devo dire grazie anche al sindaco, al vice sindaco, perché finalmente dopo 3 anni siamo riusciti nuovamente ad acquisire anche l'impianto di illuminazione. Quindi non è escluso che alcune partite, soprattutto quelle infrasettimanali di Coppa, possano essere svolte in notturna. Questo è anche un bel biglietto da visita. Per quanto riguarda la manifestazione di questa sera, mi sembrava doveroso presentare la città. Qui in fiera. Ringrazio il sindaco per averci dato anche questa opportunità. La squadra è in ottime condizioni, come abbiamo detto già prima, è stata fatta una campagna acquisti molto importante. Non siamo da meno dalle pretendenti. Rispetto per tutti, però paura di nessuno. La piazza è giustamente stata bruciata già in passato, perciò stiamo cercando di costruire tutto dall'inizio, sia a livello dirigenziale che come squadra, ma i presupposti sono più che ottimi.